Un consiglio comunale si è svolto a Santa Marina, all'ordine del giorno dei punti importanti, tra cui il progetto Recupero e Restauro Convento San Francesco per la realizzazione del museo archeologico, sistemazione area esterna al manufatto e ampliamento del cimitero limitrofo, l'approvazione del regolamento per la gestione del cineteatro comunale e il conferimento della cittadinanza onoraria all'onorevole Silvio Berlusconi. È stata una giornata importante per la nostra comunità. Intanto abbiamo approvato finalmente l'ampliamento del cimitero di Policastro Bussentino, sarà adeguato, migliorato, ampliato, daremo l'opportunità di realizzare altre cappelle gentilizie, altri loculi. Veramente un cimitero modello, perché io credo che chi non rispetta i morti non rispetta i vivi e chi non rispetta i vivi non può far crescere una comunità, non può rappresentare una comunità. Ovviamente mi duole che l'opposizione, anche su questo un argomento toccante, importante per la comunità di Policastro, vota sempre contro. Poi abbiamo discusso su altri argomenti fondamentali come l'adesione all'ASMEL, se no altrimenti non potevamo fare affidamento di gare e quindi attivare i lavori pubblici importanti e necessari per lo sviluppo della nostra comunità. Un altro punto fondamentale è il regolamento del cineteatro. E io credo che il cineteatro del popolo di Policastro Bussentino fine novembre inizierà la stagione teatrale. Credo e spero, mi auguro, che inizieremo con attori importanti di caratura nazionale e internazionale, perché diventi il teatro non solo del Golfo di Policastro, ma anche del Vallo Idiano, del Cilento e dell'Agonegrese. Diventerà un modello, perché solo così, facendo dei modelli ideali e concreti, una comunità può crescere. Poi abbiamo deciso di dare, come già tutti gli organi di stampa hanno scritto in questi giorni, la cittadinanza onoraria all'onorevole Presidente Silvio Berlusconi per i suoi valori liberali e democratici e riformisti, per aver ridato agli italiani, al popolo di centrodestra, questo sogno liberale, per essere stato riferimento nel mondo dell'imprenditoria, della comunicazione, il pioniere a livello mondiale e del calcio. Un esempio credo da copiare, da imitare, affinché anche la nostra comunità possa finalmente crescere.